Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di un po' di cose interessanti relative a Fortnite e ragazzi alla season numero 7. Oramai non manca più tanto, è una manciata quella di giorni che ci distanzia dall'inizio della nuova stagione e non stiamo tutti più nella pelle di vedere se davvero, come le voci stanno cominciando a girare, ci sarà ovviamente dei chiari riferimenti sia alla neve che al Natale. Sì, perché ragazzi, la season 7 comprenderà anche tutto l'arco del periodo natalizio, che quindi non potrà assolutamente essere ignorato da Epic Games. Nel video di oggi, ragazzi, parleremo quindi di alcune curiosità, parleremo dello shop un po' particolare di questi giorni per alcuni utenti, vedremo ovviamente delle novità sulla Season 7, delle immagini incredibili e ragazzi parleremo anche di quello che è successo di quello che è successo a Tfue durante il Winter Royale, quindi il torneo, quello che abbiamo fatto l'altro ieri e sabato con un montepremi di $1 milione. Quindi ragazzi ve lo ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video, se volete supportarmi qui su YouTube, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ovviamente di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e su tutte le news. Quindi ragazzi, prima di cominciare la domanda quella che voglio mi rispondiate qua sotto nei commenti, non dimenticatevelo, è semplicissima. Secondo voi ci sarà davvero la neve su Fortnite oppure no? Ditemelo. Ditemi quello che pensate riguardo a tutto quello che avete visto fino adesso della Season 7. Fatemelo sapere. Allora cominciamo subito ragazzi e parliamo, come vi già stavo anticipando, di alcuni problemi che hanno afflitto lo shop degli utenti di Fortnite. Come vedete ragazzi, questo è lo shop dell'altro ieri, alcuni lo hanno visto come me in alto, quindi normalissimo con le due nuove skin Aro e Taro, Naro e Taro, mi ricordo come si chiamava, Taro e Nara, vabbè uno delle due. E tutti gli outfit normalissimi, mentre altri utenti, ragazzi, hanno visto il bundle delle Highlands. Quindi, ragazzi, come mi chiedevate anche in chat, che fine hanno fatto i bundle? Ve lo dico subito. Epic Games ha deciso di ritirarli momentaneamente dalla vendita nello shop perché stanno investigando su alcuni problemi che venivano riscontrati dagli utenti che acquistavano il bundle completo. Non hanno specificato quali fossero i problemi, ma hanno semplicemente detto che momentaneamente i bundle sono sospesi, ma torneranno comunque prestissimo. Quindi ragazzi, non abbiate paura, non preoccupatevi che ci sarà spazio ancora per acquistarli. Andiamo avanti parlando però di una piccola curiosità che è stata fatta notare da alcuni utenti su Reddit e che riguarda il Manny. Effettivamente non ci avevamo mai pensato, ma è proprio così. Ragazzi, volevate sapere che fine avesse fatto la coda del Manny? Non ha la coda, è un lupo mannaro, deve avere la coda. Ecco, c'è la cappuccetto rosso attaccata come portachiavi nella skin, e poi invece ce l'ha proprio nella torta del deltaplano suo che sbloccavamo con il pass battaglia numero 6. Quindi ragazzi, una piccola curiosità che effettivamente non c'eravamo mai posti: il Manny è un lupo mannaro, ma che cacchio di fine ha fatto la coda? Ecco svelato ovviamente il mistero. Come sappiamo, diciamo che questa cappuccetto rosso non è proprio una delle più simpatiche del reame. Ma voglio invece ragazzi passare ad un argomento importantissimo, che è quello relativo a Tfue, ragazzi, quello che è successo nel Winter Royale. Come sapete, attualmente Tfue non è riuscito a qualificarsi, o comunque non ha fatto un punteggio pieno in tutte le 5 sessioni del Winter Royale, e guardate un pochettino perché è successo quello che vi ho appena detto. Questa è una clip estratta direttamente dal suo streaming, guardate un po' che si è beccato. Qua va a sparare, poi
Si trova catapultato in mezzo al coso. Questo è il suo compagno, raga, è il suo avversario. Guardate il suo avversario. Cioè, fa solo headshot senza neanche mirarlo. Dai, poi qua ha fatto un altro assalto. Ma come ha fatto? Ma dai, ma come ha fatto? È palesemente, ragazzi, è palesemente, ve la faccio rivedere intanto così mentre ve lo spiego. Lo capite anche voi? Tifu incontra, ragazzi, nelle fasi finali, quando sono rimasti in 7, un hacker, e come vedete riesce a teletrasportarsi letteralmente da una parte all'altra della mappa e senza neanche avere sotto mira il nostro caro e bene amato Tifu, riesce a sparargli 4 headshot che gli vanno, lo killano praticamente, quindi gli fanno perdere la possibilità di guadagnare l'accesso al torneo Winter Royale. Ovviamente, ragazzi, la disperazione qua non si vede, ma comunque la rabbia di Tifu sui social, su Reddit e direttamente IP Games è stata più che comprensibile. Quindi, ragazzi, non sappiamo adesso se cosa succederà sia per questa persona che si chiama Phantom Ghost, una roba del genere, se non ricordo male, che ovviamente è stata riportata da Tifu in persona. Non sappiamo se adesso Epic Games prenderà dei provvedimenti per riammetterlo, per comunque dargli una chance in più. Sapete, ragazzi, che nell'ultimo torneo, il Summer Skirmish, che hanno concluso un mese e mezzo fa circa, Tifu e il suo socio Dakotaz, se non ricordo male, sono stati vincitori nel torneo a coppie e hanno portato a casa la bellezza di $500,000. Quindi, ragazzi, era sicuramente il favorito come giocatore, nonché uno dei player mondiali più forti in assoluto. Staremo a vedere. Ciò che ovviamente tutti ci auguriamo è che Epic Games riesca sempre a tenerci lontani gli hacker dalle nostre partite, perché sono veramente, oltre a rovinare il gioco che già di per sé ti fa sclerare, è veramente un'oscenità che ci siano degli hacker che riescano a bucare il sistema e quindi fare i loro porci comodi. Ma andiamo avanti, ragazzi, e vi voglio far vedere un post interessantissimo di Reddit che è stato recuperato qualche giorno fa. Se per caso arrivassi il post di Reddit, lo abbiamo completamente perso, non si sa bene. C'era il post di Reddit, l'abbiamo perso. Allora vi faccio vedere prima questo. Questo, ragazzi, è un post, invece è un consiglio che viene dato da un utente su Reddit, che dicono, che chiedeva di allargare la modalità parco giochi, ed è una cosa che stanno chiedendo tantissimi player nel mondo, ragazzi: estendere la modalità parco giochi a 8 giocatori contemporaneamente invece che 4. Questo soprattutto permetterebbe di creare dei contenuti extra ai creator, agli influencer, agli youtuber che parlano e trattano Fortnite, per giocare in una specie di mini server privati con i loro utenti. E a me sinceramente trovano assolutamente d'accordo nella possibilità di allargare il playground, il parco giochi, per poter appunto divertirci in più assieme. Il post di cui vi parlavo prima lo vedremo domani, ma voglio farvi vedere, ragazzi, questa immagine. Non ne ho una, ne ho tre incredibili che sono state recuperate da un grande data miner mondiale. Queste, ragazzi, non possono essere photoshoppate, sono fatte troppo bene, ragazzi, quindi è escluso che sia una photoshoppata. Lui dichiarava che queste immagini arrivano direttamente da un membro dello staff di Epic Games, e come vedete, ragazzi, qua c'è una panoramica su Tilted Tower lì sulla destra e poi su tutto il resto assolutamente innevata. E non ne avevamo una sola, ragazzi, guardate, qua ce n'è un'altra addirittura, che va a prendere il crocevia del Ciarpame e la pista da quad, anche queste, e ovviamente dietro qua Montagnole Maledette, e ne abbiamo un'altra ancora che andava a prendere il Parco Pacifico, dove, ragazzi, si vede chiaramente la neve su Fortnite. Sono immagini importantissime, sono immagini incredibili, perché non, probabilmente non sono assolutamente photoshoppate, e sono quello che
quasi certamente potremmo incontrare nella season numero 7. Quindi ragazzi, potrebbe esserci tutta una season innevata. Si parla ragazzi di 60 e passa giorni. Ovviamente staremo a vedere se queste immagini che avete appena visto si riveleranno reali. Per il momento io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Fatemi sapere tutti i vostri commenti qua sotto in descrizione e noi ci vediamo presto. Ciao!